Ciao, eccoci qua per un altro lavoretto. Allora, siccome spero di tornare a sciare dopo le fantastiche sciate di Livigno, volevo cominciare a preparare gli sci. Quindi qui abbiamo la nostra soletta che dobbiamo paraffinare. Userò questa paraffina perché le temperature previste dove andrò saranno sopra lo zero, quindi perlomeno all'orario che andrò io, quindi questa va bene da temperature da meno 4 a 10 gradi, neve da 0 a meno 6 gradi, senza fluoro. Questa è, se riesci a mettere a fuoco questo aggeggio, ok, è la paraffina. Avete bisogno di un ferro da stiro per scaldarla e farla penetrare bene nella soletta, nei pori della soletta. La soletta va lavata prima, pulita. Io uso l'alcol isopropilico, ma potete usare anche l'alcol normale, oppure se volete fare le cose al meglio potete usare i solventi apposta che vendono, dove vendono le paraffine. Ok, quindi prima una bella pulita per aprire bene i pori della vostra soletta, poi passate una bella spazzola dura per togliere proprio tutti i residui anche dall'interno della struttura della soletta. Dopodiché fate depositare un bello strato di paraffina sulla soletta a freddo. Una volta facevo colare la paraffina scaldandola sul ferro, facendola sciogliere sulla soletta, ma se ne spreca veramente tanta e il risultato non è che sia molto migliore, quindi alla fine anche solo facendo così vedete che si deposita, e quindi basterà quella per poi essere scaldata e penetrare. Per capire quando il ferro è caldo potete passare della paraffina sul ferro e niente, vedere quando comincia a sciogliersi. Quando il ferro è caldo, passatelo sulla soletta, facendo sciogliere la paraffina in maniera tale che entri nei pori della soletta. Dopodiché, con l'aiuto di un raschietto, tirate via la paraffina di troppo. Vedete che in questo modo lo scarto è molto poco, mentre invece se facevamo gocciolare la sciolina sullo sci, lo scarto sarebbe stato molto, molto. Una volta passata la spatola e avendo tolto la maggior parte, vi rimarranno dei residui all'interno chiaramente delle scanalature. Vedete? Ecco, questi residui potete
possono essere tolti o con una spatola apposta che ha una curva apposta, o se no anche molto semplicemente con la vostra unghia. Vedete che segue abbastanza bene, prima da una parte, poi dall'altra. Vedete che riuscirete a pulirle, anche perché l'unghia poi vi dà la sensibilità, no? Sentite quando l'unghia sta aderendo a della paraffina, oppure quando vedete che la parte di destra che è fatta è pulita e l'altra non ancora, semplicemente passando un paio di volte per lato l'unghia. Infine una bella pulita lisciata con la spazzola di nylon. E gli sci sono paraffinati. Ripetete per tutti e tre gli sci che avete. Due sci che avete. Ciao!